Amici, non avete idea di quello che è successo nell'ultima puntata di Dritto e Rovescio? Paolo Del Debbio si è scagliato contro un imam in un dibattito che è sfuggito completamente di mano. Le parole che sono volate tra i due hanno scatenato una vera rivolta in studio. Del Debbio non ha fatto sconti su temi come la poligamia e il maltrattamento delle donne musulmane e l'imam ha risposto colpo su colpo. Restate incollati allo schermo perché quello che stiamo per mostrarvi è assolutamente scioccante. Prima di partire, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Vi prometto, questo è solo l'inizio. Immaginate Del Debbio al limite della pazienza che provoca. Se un uomo può avere 4 mogli, allora una donna può avere 4 mariti, eh? La parità vale anche per loro? Il silenzio cala in studio. Ma poi l'imam replica e da lì si scatena il finimondo. Non crederete a come è degenerata la discussione. Quando Del Debbio ha tirato in ballo il maltrattamento delle donne musulmane in Italia, il caos più totale, e non avete ancora sentito il colpo finale. L'intero scontro è partito quando l'imam ha tentato di spiegare che nell'Islam la poligamia è permessa solo con regole molto rigide. Ma Del Debbio non gli ha dato tregua, incalzandolo con una domanda provocatoria. Allora una donna può avere 4 mariti? L'imam, cercando di mantenere la calma, ha replicato: «Non è questo il punto, Paolo. La donna nell'Islam ha indipendenza economica e rispetto». Ma qui Del Debbio non si è trattenuto e ha cambiato subito tono, lanciando una stoccata pesantissima. E allora perché in Italia sentiamo continuamente storie di donne musulmane maltrattate e sottomesse? Spiegacelo! L'atmosfera in studio si è incendiata. Il pubblico era in fermento e l'imam ha cercato di difendere la sua comunità. Le accuse di sottomissione non rappresentano la vera condizione delle donne musulmane. Ma Del Debbio ha rincarato la dose, dichiarando che i suoi inviati erano stati nelle strade, davanti alle moschee di Roma e Milano, per raccogliere testimonianze reali dalle donne che vivono queste situazioni. Ed è qui che vi chiedo, amici, quanto possiamo fidarci delle testimonianze raccolte dai giornalisti in TV? Davvero possono raccontare tutta la verità su una questione così complessa? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. La vostra opinione potrebbe fare la differenza in questo dibattito così acceso. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Del Debbio ha accusato l'imam di non rispettare il lavoro dei suoi giornalisti. I miei inviati hanno parlato con le persone, raccolto storie vere. Non puoi negarlo. L'imam, però, ha controbattuto dicendo che una delle persone citate da Del Debbio come fonte non era affatto un vero imam e che quindi le informazioni riportate erano inaffidabili. Quella persona non rappresenta l'Islam né la nostra comunità. La tensione ha raggiunto livelli altissimi. Del Debbio ha difeso con veemenza i suoi giornalisti, mentre l'imam lo accusava di diffondere informazioni distorte. Ragazzi, se anche voi volete scoprire la verità che i grandi media cercano di nascondere, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Siamo solo all'inizio e presto vi sveleremo ancora più dettagli che lasceranno tutti a bocca aperta.